in comunicazione. Il linguaggio dei media visto da Massimiliano Padula. Una produzione Radio Più. Caro saluto agli amici di Radio Più. Un altro focus interessante legato ai temi della comunicazione è il legame appunto tra media, tra comunicazione e politica. Non a caso si parla di comunicazione politica, e quando si parla di comunicazione politica si fa l'esempio di un triangolo. In un angolo c'è l'apparato politico, dall'altro ci sono i cittadini ed infine ci sono i media. Quindi i media diventano il ponte tra cittadini e politica. Chi di noi si informa da un punto di vista politico attraverso i media? Probabilmente tutti. È finita l'epoca del comizio per strada nella piazza del paese. Quindi le nostre scelte elettorali, la costruzione della nostra percezione politica avviene attraverso i media. E questa è una straordinaria opportunità, sia per chi fa politica, quindi per chi si impegna in prima persona a livello istituzionale, a livello politico appunto, sia per chi è recettore di queste istanze politiche. Pensiamo ad alcune campagne elettorali recenti, pensiamo ad Obama e alla sua presidenza degli Stati Uniti, pensiamo al Movimento 5 Stelle, a come tutta la propria comunicazione sia stata strutturata attraverso il web. Ma non è così scontato il risultato. L'esempio lampante è l'elezione di Trump alla Casa Bianca. Tutti lo davano per spacciato e tutti davano per vincente Hillary Clinton, eppure lui ha vinto. Questo evidenzia come, al di là della comunicazione, al di là dei filtri, al di là dei media, la dimensione umana, le scelte dell'uomo rimangono predominanti e centrali anche in questa direzione, anche in questo contesto.